Devo dire che la presentazione l'ho già fatta in mezza Italia, sono stato in Sud Italia tre volte a Roma ormai e ieri preparandola qui per Montevarchi avevo un'emozione un po' particolare, anche se il pubblico sarà forse il meno esperto di vela di quello con cui ho a che fare normalmente, però essere davanti a parenti, amici fa la differenza. Sto preparando dal punto di vista psicofisico soprattutto. In maniera ora ho un medico che mi segue personalmente e anche dal punto di vista mentale per lato solitudine, sono 9 mesi di navigazione da solo, ma anche dal punto di vista tecnico, in particolare sul lato barca che mi sta prendendo una dose di energie massiccia. Su 22 partenti da Nord Europa, Stati Uniti, Sud America, India, Palestina, Russia, sono l'unico italiano. Quello che mi preoccupa particolarmente sono le condizioni di mare particolarmente dure che si trovano nell'Oceano del Sud, ovvero vicino all'Antartide. Lì le onde possono raggiungere 10 metri e quindi la barca deve essere pronta, per esempio, all'eventualità di capovolgersi e tornare in su senza aver apportato danni. Noi abbiamo un transponder satellitare che è uno standard internazionale e si rifà al sistema SAR, che sarebbe Search and Rescue, a quale tutte le nazioni del mondo, in particolare i membri NATO, hanno aderito. Praticamente ovunque ti trovi in difficoltà, mettiamo al largo del Sud America, ci saranno le forze navali cilene, per esempio, che vengono a riprenderti o ti dirottano il cargo più vicino, perché ormai, a parte noi che viaggiamo all'antica, in questa regata vi farò vedere, le navi sono tutte in un network su internet, quindi le forze di soccorso sanno esattamente la nave X dove si trova e la mandano al soccorso se serve. Bocca al lupo. Prefi.